Ai blocchi di partenza la 22esima edizione di Tipicità Made in Marche Festival, che si svolgerà dal 15 al 17 marzo presso il centro polifunzionale Fermo Forum. La conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta a Fermo presso il Palazzo dei Priori, ha avuto quale testimonial d'eccezione la conduttrice del TG2 RAI, Maria Concetta Mattei, entusiasta dell'accoglienza che ha ricevuto e assolutamente colpita dall'efficiente macchina organizzativa di una manifestazione che in totale controtendenza fa registrare una continua e costante crescita. Io credo che le Marche abbiano questa grande capacità di attrazione non soltanto per la loro forza enogastronomica ma anche per la loro capacità di accoglienza, e questo successo di una manifestazione che cresce ogni anno è la testimonianza più vera e più tangibile. Uno spettacolo per tutti i sensi, non solo cibo, anche fashion, arte, artigianato di tradizione, tutto questo e molto altro è Tipicità, che in questa edizione ha come filo conduttore benessere, buon vivere. L'anno scorso avevamo l'ottimismo consapevole, quest'anno continuiamo su questa strada con il benessere e il buon vivere. Questo è il fil rouge della 22esima edizione, che vuole continuare sull'onda dell'ottimismo. Avremo poi, porteremo nuovi padiglioni, in particolare il biologico, che è una punta di diamante per la nostra regione, ed anche Artigenius, per mettere in evidenza il saper fare dei 1000 artigiani di questa nostra regione. Una 3 giorni che ci spiegherà perché le Marche hanno l'aspettativa di vita più alta d'Europa. E spero di portarmi via il segreto che sta in questa terra meravigliosa, che è proprio quello del vivere a lungo e soprattutto vivere bene. La vivace formula del festival, con aree espositive specializzate ed un ricchissimo programma di eventi, propone un vero e proprio spettacolo del gusto, un intrigante viaggio tra prelibatezze enogastronomiche e percorsi turistici inediti, con la possibilità di conoscere anche le griff del fashion e scoprire paesaggi e borghi segreti. Questa è la cartolina delle Marche che Tipicità, organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con un pool di prestigiosi enti, ci propone nell'edizione 2014. È uno strumento innanzitutto di marketing territoriale, dove ci sono tutti gli attrattori turistici di questa regione, a iniziare proprio dal cibo, dal vino e dal saper fare, quindi calzatura, argenti, cappello, fashion, cioè tutte quelle cose, oltre naturalmente al paesaggio, alla cultura, all'arte, che rendono appetibile questa nostra regione, però in un mix unico. Una 22esima edizione all'insegna di un'organizzazione eccellente che sa sempre meglio e sempre di più promuovere le eccellenze non soltanto della nostra provincia ma di tutta la regione Marche, non soltanto prodotti enogastronomici ma tutte le tipicità del nostro territorio, i buoni prodotti dell'agricoltura ma anche le eccellenze, diciamo, delle creazioni del nostro territorio. È anche un'occasione per promuoverlo tutto, le sue bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche, quindi sempre di più ha creato Tipicità una sinergia tra tutti gli attori istituzionali e non della regione e tra tutte le eccellenze. Ha come tema una delle caratteristiche di questa regione. Questa regione ha molte caratteristiche positive. Una di queste è di essere una delle regioni più longeve d'Europa. Quindi in un appuntamento come questo, in cui si mettono in risalto le prelibatezze di questa nostra regione, le specialità, le eccellenze, è giusto che si faccia riferimento anche al fatto che è una regione in cui si deve vivere davvero bene se si vive più a lungo che in altre realtà. I 10.000 metri quadrati di superficie dell'innovativo centro polifunzionale Fermo Forum vedranno protagoniste per 3 giorni le squisite tipicità marchigiane. Noi riusciamo sempre a proporre le nostre cose, in realtà facciamo spettacolo
con i nostri prodotti. Originali spazi dedicati alla birra agricola, alle produzioni biologiche, al cioccolato, con possibilità di degustare ed acquistare esclusive specialità direttamente dai produttori. Olive ascolane, formaggi pecorini e caprini, ciauscolo, maccheroncini di Campofilone, vino cotto, salame di Fabriano, mela rosa dei Sibillini, miele, marmellate, tartufi, legumi e cereali, vino, olio extravergine d'oliva, ma anche il buon pesce dell'Adriatico. Noi oramai sono quasi 20 anni che affianchiamo Tipicità, probabilmente all'inizio abbiamo dato un contributo veramente importante per farla decollare, oggi è una sinergia paritetica, noi credo siamo utili per portare buone idee e supporto finanziario, loro sono per noi una vetrina importante, ma soprattutto sono una vetrina importante per questa regione che ha tanto da dare, lo dico da marchigiano d'adozione. Da non perdere il confronto con la cultura e la cucina di altre realtà italiane e straniere. La Repubblica del Sudafrica ed il Salento settentrionale, rappresentato dalla Camera di Commercio di Brindisi, saranno gli ospiti d'onore di questa 22esima edizione, che approfondirà anche il nuovo scenario della macroregione Adriatico-Ionica. Parleremo di salute, ma parleremo anche di come continuare a promuovere i nostri prodotti, perché dietro poi significa guardare in maniera positiva a, come dicevo poco fa, un percorso di economia che sappia affiancare quello del Made in Marche, quello della calzatura, quello del cappello, che di fatto ha la sua nascita, la sua realtà qui, andando invece ad integrarlo con altri prodotti, con altre risorse che sono fondamentali e secondo me danno un'idea globale e direi molto articolata di quello che è la nostra regione. Il Casso Tipicità viene presentato anche fuori il territorio come un esempio atipico, tipicità atipica, perché riesce appunto anche in periodi di crisi a far registrare una crescita. Una crescita diciamo significativa anche e soprattutto non tanto nei numeri che pure sono importanti ma nella qualità. Dal dottor